Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti e sempre forza Juventus. Ragazzi, nuovo video, sto seguendo la partita Inter-Sassuolo. Mamma mia che partita, mamma mia che partita. Veramente, ragazzi, ma non nel quanto nel vedere l'Inter come gioca, ma nel vedere il calcio che gioca il Sassuolo. Ma veramente come gioca il Sassuolo col calcio in serie. Non sto parlando magari del gioco dell'Inter o del gioco dei Pioli oppure del gioco che fa l'Atalanta, ma il gioco come gioca il Sassuolo. Se noi, porcaccia miseria, se noi avessimo il gioco come gioca il Sassuolo, secondo me tutti i punti che abbiamo perso oggi, noi non stavamo in queste condizioni. Oggi la Juventus non stesse in queste condizioni. È una cosa incredibile. Manca veramente poco per finire questa partita. E guardando come è andata questa giornata, Guagliù, come è andata questa giornata, il pareggio del Milan a Salerno 2-2. Oggi la sconfitta dell'Atalanta a Firenze. E oggi l'Inter ha perso con il Sassuolo e finita. Anzi, ha segnato con Skriniar, mi sembra. Oh no, Skriniar. Che ha segnato? Andiamo a rivedere, mi sembra assolutamente tutto regolare. A me sembrava, e si lamentano anche da qua sopra, sulla ripartenza di Sassuolo, un fallo di mano di Di Marco, che ha bloccato l'azione di ripartenza. Infatti che Di Marco si era quasi fermato. Adesso vabbè, 2-1, vabbè. A 44 minuti alla fine. Scusate, un minuto alla fine. 2-1. Vabbè, comunque è finita la partita. Però stanno aspettando, perché a me da qua sopra sembrava che ci fosse questo intervento. E anche Di Marco se ne è reso conto. Poi l'azione è andata avanti. E lo stanno chiaramente valutando in sala VAR. L'unica cosa di cui siamo sicuri è che dalla ripresa del gioco si disputerà un altro minuto. Il motivo è. Ma una mia cosa. Comunque, ragazzi, stavo dicendo. Con la sconfitta dell'Inter stasera fa capire che veramente porcaccia miseria, veramente questo allenatore della Juventus ha un culo che è una cosa incredibile. È molto 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 fortunato, porcaccia miseria. Allora io veramente non riesco a capire, veramente sta andando, questo fa le macumbe, sta allegro di merda, fa le macumbe. Perché ancora è impossibile. Ragazzi, perdonatemi, io farò un video perché voglio capire. Farò un video dove lo intitolerò tifosi Juventus di destra e tifosi Juventus di sinistra. Magari facciamo quelli di sinistra stanno a favore di Allegri e quelli di destra stanno contro Allegri. Perché giustamente devo capire, perché è assurdo. Voi immaginate quest'anno se la Juventus avesse avuto un altro tipo di allenatore, una Juventus veramente con un tipo di gioco, se veramente la Juventus quest'anno stava nelle stesse condizioni che siamo oggi. Guardate un po', abbiamo perso 4 punti. Comunque ragazzi, veramente. Ah, ecco. E fallo. Sull'azione del gol dell'Inter e far che può intervenire perché da lì l'Inter ha recuperato. Sì. Secondo me viene annullato il 2-1. Colpo di testa del numero 6, ma gol che non vale. Non vale. Ancora un minuto da giocare. Ragazzi, è stato annullato il gol. Il gol non era valido. Perché sull'azione che ha fatto il Sassuolo ha preso la spalla di mano il giocatore dell'Inter, poi la palla è andata a finire il giocatore dell'Inter, ha fatto il cross Vidal e il giocatore dell'Inter ha segnato. Dzeko che ha strattonato Ruan, 3 soldi, punizione per il Sassuolo. Come è entrato sto ragazzo? Sì, bravo, lo stavo dicendo. Comunque ragazzi, veramente è incredibile. Voi immaginate questa giornata come è andata, tutto a favore di Massimiliano Allegri, questo allenatore di merda. Nessuno è riuscito a prolungare in classifica, nessuno, modo male, ci manca solo la sconfitta del Napoli
a Cagliari. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, è finita. Anche l'Inter ha perso oggi. Mamma mia, che giornata. Mamma mia, che giornata. Mamma mia. L'occasione incredibilmente sprecata dall'Inter di tornare al primo posto in classifica. Premium spot. Mamma mia, che giornata. Ragazzi, comunque ditemi la vostra. A voi lascio i commenti e sempre forza Juventus. Devo dirvi che questo allenatore veramente è una fortuna spacciata. Ciao, Fagli, ciao.